E di questa esperienza mi porterò tanti ricordi, tanti bellissimi ricordi. Il primo, il mio personale che mi ha insegnato molto. Abbiamo lavorato molto fortemente in tutti i contesti di nostra competenza. Le amministrazioni comunali sono state realmente collaborative e, al fine di armonizzare tutto il nostro lavoro. E questi bellissimi tramonti, questi bellissimi paesaggi, che fortunatamente avrò ancora il piacere di rivedere, perché andando comunque vicino a Milazzo ogni tanto potrò rientrare qua, magari come un turista. Sicuramente il porto di Santa Caterina di Militello è un traguardo per la città che ho avuto il piacere di essere presente al suo avvio. Abbiamo lavorato molto nel predisporre la fase di incantieramento sicuro dei lavori e sono convinto che favorirà in maniera positivissima questa economia marittima, territoriale. Sicuramente porteremo avanti tutte quelle che sono le azioni finalizzate alla tutela e alla salvaguardia di un patrimonio ambientale non indifferente. Ho potuto apprezzare in questi primi giorni di passaggio di consegne con il comandante Rossano un territorio molto variegato, da bellezze non indifferenti. Tutto il circondario marittimo santacatese a un piano di sviluppo delle infrastrutture portuali e di quelle che sono attività marittime di assoluta ambizione. Spero di portare avanti il lavoro condotto dal mio predecessore per consegnare alla collettività tutta, agli operatori del mare, un porto avveniristico, polifunzionale e che sia anche assoluto indotto per quella che è l'economia locale. Le ferree regole della Guardia Costiera non ci danno il tempo di affezionarci ad un comandante che subito va via, però il comandante Rossano apprezziamo e conserveremo sempre un buon ricordo, il suo tratto gentile, la sua professionalità, competenza, ha ricoperto il ruolo in maniera esemplare. In un momento particolarmente difficile per il territorio, perché poi inaugurazione del porto di Capo Orlando, proseguimento dei lavori del porto di Santa Caterina Militello, disagi per i pescatori, insieme a noi, all'amministrazione e insieme al direttore dei lavori è stato sempre presente, attento e ha dato un contributo determinante perché i lavori si svolgessero in sicurezza, in serenità e con la giusta velocità. E devo dire, lo ringraziamo, ringrazio a nome e di tutti i santacatesi per l'opera che ha svolto qui in questi 2 anni di sua permanenza. E diamo il benvenuto al comandante Bonfitto che siamo certi continuerà con lo stesso stile del suo predecessore l'opera che è determinata e importante alla Guardia Costiera sulla nostra costa e sul nostro territorio.